Borgo Manero, dove numerosi bambini sono venuti in oratorio per festeggiare il carnevale. Quali sono le maschere più in voga e quanto hanno speso i loro genitori per i costumi? Questo è quello che scopriremo oggi. Allora, da cosa si è travestito suo figlio per carnevale? Da Power Ranger, credo. Aveva una maschera che ho in mano io, aveva una spada che è in mano mia moglie e gli è rimasto solo il vestito. E come mai il Power Ranger? Perché sono i miei preferiti. Ho capito. E il vestito è stato acquistato o magari è arrivato in prestito? No, acquistato. E invece, quando lei era più piccola, qual era la maschera preferita? Zorro. Zorro? Era parte della schiera degli Zorro. Un nostalgico. Sì, sicuramente. Da cosa si è travestito vostro figlia o figlio? Allora, quella piccola si è travestita da principessa. E quella grande è una cosa così non ben definita, via. Ma i costumi fatti in casa oppure avete preferito? Acquistati, sì. Quindi mediamente quanto è cambiato secondo voi il carnevale da quando insomma eravamo tutti più piccoli e magari i vestiti si facevano in casa, invece adesso magari si preferisce andarli ad acquistare? Non lo so. Sì, quello sì, perché anche io quando ero piccola erano pochi bambini che avevano il vestito acquistato, mentre adesso, cioè, la maggior parte hanno tutti il vestitino nuovo, ecco. Io avendo due figlie femmine passo quella grande e il vestito a quella più piccola, però effettivamente è così. Qual era invece il vostro travestimento preferito quando eravate piccoli? Zorro. Ma per me non c'era un travestimento preferito, sarebbe la principessa, come un po' tutte le bambine, ecco. Da cosa è vestito suo bimbo o la sua bimba? I miei bambini sono vestiti, uno da Spider-Man originale, l'altro è un po' tarocco, ma è Spider-Man anche lui più o meno. Fatti in casa o acquistati? Sono acquistati. Invece lei da quando era più piccolino qual era la maschera del suo cuore? Ma io recitavo tanto Tarzan, però non ho mai festeggiato proprio ben vestito, a parte che vestirsi da Tarzan non sarebbe stato semplice, però o svestirsi da Tarzan, però non ho mai festeggiato davvero così in maschera. I vestiti o gli svestiti li facevate in casa oppure andavate ad acquistarli un po' come si fa adesso? Appunto, io festeggiavo poco, quindi qualche volta ci si arrangiava, ma di per sé erano soltanto scherzi, altri ammennicoli più che vestiti veri e propri, quindi ci arrangiavamo così, qualche volta anche con qualcosa fatto in casa. Innanzitutto, sei vestita da Biancaneve? Sì. Hai scelto tu il vestito e perché? Sì. Perché ti piace Biancaneve? Aspetti anche tu il principe azzurro? No. E invece tu da cosa sei vestita? Strega. Una strega, e come mai? Che è una strega. Perché sei una streghetta anche tu? E di un po', qual è il, fammi una magia, qual è la tua magia? Tieni. Una streghetta, ti sei fatta sparire la lingua. Magari Biancaneve può parlare per la piccolina. Siete sorelle? No. No, allora sono amiche. No. E chiediamo anche alle mamme, però. Voi invece da piccoline da cosa vi vestivate? Da principessa, qualsiasi. E lei? Chi si ricorda più? Numerosi in famiglia e tante cose. La sposina col vestito della mamma. Quindi i vestiti ereditati e magari fatti in casa? Sì, da mamma. Invece quest'anno per le bimbe avete scelto su costumi nuovi, magari ereditati dalle sorelle? No, ereditate dalla sorella. Siamo qui con due bellissime maschere. Tu sei vestita da? Un po' così, una creazione tua artistica. Sì. Tu invece sei? Chiara, da pirata. Da pirata? Come mai il pirata? No, la mamma, perché dovevo cambiare. Ho capito, e il costume l'hai comprato oppure l'hai fatto in casa o l'hai ereditato? L'ho comprato. Tu invece? L'ho fatto, ho comprato solo la parrucca. Quindi un vestito tutto fatto in casa? Sì. Da cosa sono vestiti i suoi bimbi? Il mio da carabiniere è là, eccolo là. E come hai scelto il costume? Perché mio figlio adora l'arma dei carabinieri, per cui ho dovuto comprare l'abito dei carabinieri. Quindi abito nuovo non ereditato? No, nuovo, nuovo.
E invece quando lei era piccina, da cosa si vestiva? E i vestiti erano fatti in casa oppure già li comprava? Comprati, vestiti da dama, fatina, quelle cose lì, insomma, le solite cose da bambina. Innanzitutto vediamo un bellissimo Winnie the Pooh o una bellissima Winnie the Pooh? Una bellissima, una femminuccia. Allora, ha anche un altro figlio, da cosa è vestito? Spider-Man. Come mai la scelta di Spider-Man? Piacciono i supereroi? Sì. Il vestito l'avete comprato oppure l'avete magari ereditato in famiglia? L'abbiamo comprato. Invece quando lei era più piccolina, i vestiti in famiglia si passavano magari da sorella a sorella, da cugina a cugino, si facevano in casa? No, o si compravano o comunque magari c'era il vicino di casa piuttosto che il cugino, qualche conoscente, si passavano. Via. E qual era il suo travestimento preferito da piccola? Ma io avrei sempre desiderato vestirmi da Barbie, però non ho mai avuto quel vestito. Ma non so. Quindi magari andava su più normale, cioè su più classico, principessina. Diciamo quello che passava il convento, quello che c'era. Invece secondo lei adesso magari si fa qualche sacrificio in più per accontentare il bimbo rispetto appunto a un tempo in cui quello che passava al convento, diciamo così, andava bene comunque, ci si divertiva lo stesso? Sì, forse sì. Si cerca di accontentarli nel limite delle possibilità.